essere il Caressa del 2006, per farvi un piccolo esempio, non sarebbe male, cioè è un piccolo sogno, poi vedremo che succederà. Preferireste una vita senza Instagram o senza WhatsApp? Questo è un domandone in realtà. Preferiresti smettere di fare video su YouTube o smettere di fare il telecronista? Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video incredibile. Sì, perché di video ne ho registrati, ma come quello di oggi? No, sto scherzando, ne ho fatti anche di più belli, se è per questo. Però quello di oggi resta un video importante, incredibile e soprattutto che mancava da tantissimo tempo. Questa tipologia di video mancava da tantissimo tempo, motivo per il quale ho deciso anche di portarvi questo sfondo, insomma, un po' particolare che non vedevate da diverso tempo. Oggi risponderò, dopo circa un mese, a molte vostre domande, ma in modo particolare, perché non saranno le classiche domande alle quali rispondo anche su Instagram, saranno una sorta di questo o quello, cioè preferiresti Tuzia Coavelata o il cerchietto? Esempio che ho utilizzato anche su Instagram quando vi ho chiesto le domande, quindi manco effettivamente anche di originalità. Ma va bene. Scherzi a parte, ho deciso di portarvi questo video un po' per staccare dal tanto calcio che avete visto ultimamente sul canale. E poi per un motivo specifico, è appena finita, insomma, da poco, da qualche giorno, la serie in cui vi ho raccontato la mia carriera. Vi invito a gustarvela interamente se ancora non ne l'aveste fatto. E poi, perché questa è una cosa inedita che vi dico, nei prossimi giorni partirà una nuova serie. E quindi, insomma, è un po' il video di stacco. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché è lì che ho selezionato le domande. Trattino basso, Fede Marconi, trattino basso, ma c'è l'omino qui che compare. Quindi a questo punto direi che senza indugiare ulteriormente possiamo partire, con enfasi non indifferente. Partiamo subito con una domanda riguardante il mondo del calcio, perché Lorenzo mi chiede: preferiresti alla Roma Lukaku o Lautaro Martinez? Allora, qui ovviamente la risposta è soggettiva e a proposito fatemi sapere cosa preferireste voi qui sotto nei commenti. Personalmente vi dico Lautaro Martinez perché come stile di attaccante mi fa impazzire. Credo che poi sia molto funzionale, paradossalmente, uno come Lukaku anche rispetto a uno come Lautaro. E vi parlo di funzionalità, però di gusto, di estetica, il tipo di attaccante che a me fa impazzire è proprio l'argentino. Preferiresti fare solo le nostre carriere o portarne anche una simulata dove fai solo mercato? Allora, caro Manuel, mi collego a questa domanda anche per ricordarvi che sul canale da qualche settimana è partita e sta andando benissimo, vi ringrazio per il supporto, la serie in cui racconto le vostre carriere. Ne partirà anche un'altra breve, come vi dicevo all'inizio del video, e quindi proprio per questo mi ricollego alla tua domanda e rispondo una via di mezzo. Non porterò, francamente, una carriera simulata con il mercato, che so che è la parte preferita da molti, ma in realtà vi svelo che a me annoia il calciomercato, io preferisco giocare le partite, commentarle, mi diverto. E quindi non lo farò, ma a prescindere da questo non vi lascio soltanto con questa serie perché ne partirà un'altra che scoprirete nei prossimi giorni. La domanda di Filippo è anche un grande classico. Tra due donne bellissime, preferisci quella bionda o quella mora? Ma onestamente non so voi, rispondetemi sempre appunto qui sotto nei commenti, però io ho sempre avuto un debole per le bionde. Poi è sconveniente questa cosa, perché in questo momento mi sto frequentando con una non bionda, ma non è un problema. Cioè, se mi piace una ragazza, chiaramente non guardo il colore dei capelli. Chiaro che se tu me lo chiedi, metti in difficoltà, devo darti una risposta e l'ho fatto. Preferiresti, che cosa urlo, avere Netflix per tutta la vita gratis oppure fare il telecronista Sky? Onestamente penso che continuerò a pagare Netflix, quindi partendo dal presupposto che non si realizzerà mai il non pagare Netflix, no? Mentre comunque sia fare il telecronista Sky, perché no, potrebbe anche essere possibile come cosa, è anche quello che preferirei e quindi sì, ti rispondo in questo modo. È il mio obiettivo, lo sapete un po' tutti, Sky in questo momento è un po' come il Real Madrid rispetto al resto, però poi nella vita non si sa mai. Oh, questa è una domanda che su Instagram mi viene fatta spessissimo, ma su YouTube non ho mai risposto, credo, ufficialmente. Preferiresti commentare una finale di Champions della Roma o una finale mondiale dell'Italia? E io rispondo la seconda, vale a dire una finale mondiale dell'Italia. La motivo anche la risposta. Sapete tutti la mia fede calcistica. E non la nascondo, piccola parentesi, proprio perché penso che sia importante anche essere trasparente con le persone, ma comunque essere obiettivo. Cioè, se tu sei trasparente, tutti sanno che squadra tifi, ma riesci ad essere obiettivo, è un punto in più verso di te. Detto questo, preferirei però la seconda, perché credo che rappresentare, cioè essere la voce di un popolo, di un intero paese, e gioire, godere in caso di vittoria rispetto ad un intero paese,
vale molto di più che la goduria personale per vincere lo scudetto, commentare lo scudetto della propria squadra del cuore. Essere il Caressa del 2006, per farvi un piccolo esempio, non sarebbe male, cioè è un piccolo sogno, poi vedremo che succederà. Lorenzo Spadafora, che immagino non abbia nulla a che fare in realtà col ministro dello sport, mi chiede: preferiresti smettere di usare internet o smettere di usare il deodorante? Ma che domanda è? Ma c'è, ma butto il telefono. Ho pregato peraltro che non cadesse per terra, ho riparato lo schermo l'altro ieri. Ma ragazzi, il deodorante. Cioè, no, scusate, no, smettere di usare internet. Il deodorante è importante. Ma che discorsi so? Capì? Vabbè che vabbè, ma che davvero davvero. Tornando alle domande serie, questo è un domandone in realtà, preferiresti smettere di fare video su YouTube o smettere di fare il telecronista? Che poi smettere di fare il telecronista, indirettamente ho già smesso perché ho avuto la splendida parentesi con Sport Italia, ma insomma attualmente lo faccio su YouTube, non lo sto facendo nella vita. Allora, la domanda è molto interessante, non è una risposta semplice, nel senso che se tu mi chiedessi nella vita preferiresti fare lo YouTuber o il telecronista, la mia risposta sarebbe il telecronista, è il mio sogno, è il mio obiettivo, lavoro, faccio palestra su YouTube proprio per raggiungere quello scopo lì. Però poi se tu mi chiedi: preferiresti smettere di fare video su YouTube o smettere di fare il telecronista? Io rigiro la frittata e ti dico che il lavoro che c'è stato in questi anni su YouTube non mi va di buttarlo, onestamente. E al di là del mestiere del telecronista, credo che lo porterò comunque avanti. Ad oggi non mi costa nulla smettere di fare il telecronista. Diciamo che faccio un po' la paraculata e rispondo: preferirei smettere di fare video su YouTube perché non ho tempo per le tante telecronache che dovrò fare. Dai, questa mi sono salvato proprio così, mamma mia. Anche questa è una domanda molto interessante che onestamente mi mette in difficoltà. Non ascoltare musica o non poter cantare? Allora, magari questa domanda per molti è semplice. Fatemi sapere nei commenti se preferireste non poter più ascoltare musica o non poter cantare. Va fatta una distinzione, nel senso che tra di noi ci sono pochi cantanti, sicuramente, ok? Ma guardatemi in faccia. A quanti effettivamente piace cantare, anche non sapendolo fare? Io per esempio non so cantare, a volte sono un po' più intonato, a volte meno, però comunque lo adoro, cioè a volte canto da solo, a volte canto sotto la doccia, a volte canto al karaoke, quindi è un qualcosa che mi fa stare bene. D'altro canto però la musica, ecco, non vivrei senza, per me è importantissima, mi gasa, mi fa emozionare in altri momenti, accompagna la mia vita, quindi comunque sia è un tassello sopra il canto e ti rispondo: preferirei non poter più cantare. Però certo, ascoltare musica senza cantare è tosta, eh. Preferiresti un'esperienza da conduttore giornalistico o una nuova da animatore turistico? Allora, onestamente ti dico che preferirei condurre le serate in animazione, come facevo l'estate scorsa, quindi mixando un po' le due cose. Scherzi a parte, che non stavo scherzando in realtà. Però comunque in molti mi dicono: potresti fare il conduttore, lo stesso Criscitiello, quando ci siamo salutati l'ultima volta, mi ha detto: secondo me puoi avere una carriera da conduttore della Madonna, però, perché il BAP c'è sempre. Gusto personale, ti dico che per carità il conduttore non mi dispiace, ma tra le due cose l'animatore non esclude la conduzione, che lì alle serate, quindi mi diverto e dai, è così. Patrizio Luciani mi chiede: preferiresti una pecora nera o una nera pecora? Vabbè, scusate, vado avanti. Ogni tanto mi cade l'occhio, lo faccio apposta. Questa è seria, giuro. Gabriele mi fa una domanda in due, perché è la fine dello spazio, evidentemente. Preferiresti aver doppiato la voce protagonista di DiCaprio in Titanic e poi continuare a fare cartoni animati e altre cose meno prestigiose, o essere sempre un telecronista Rai? Le alternative sono davvero clamorose, perché poi da una parte c'è la mia grande passione che è la telecronaca, dall'altra c'è quello che per me potrebbe tranquillamente essere un secondo lavoro, un domani, chi lo sa, insomma, un'altra mia grande passione che è il doppiaggio. Dovrei prima imparare a doppiare, però in molti mi dicono: hai la voce da doppiatore. In realtà ti dico che non vanno sottovalutati i cartoni animati o gli anime, perché se ti dicessero doppiatore di Goku, per carità, io sono della un po' vecchia scuola, cioè per me il doppiatore di Goku resta Paolo Torrisi, Maurizio Torresan. Non mi importa niente se Freezer sta combattendo il 50% delle sue possibilità! Io devo annientarlo! E lo farò con un Kaioken 20 volte superiore al normale! Voglio tanto bene a Claudio Moneta, che stimo, perché è un doppiatore della Madonna. Al tuo posto io ne sarei onorato! Stai per assistere alla mia trasformazione più potente! Questo è il mio ultimo regalo! Però non
lo vedo bene, ma questa è un'altra cosa. Però ecco, non significa. Cioè, io potrei dirti: ok, la carriera da telecronista l'accantoniamo, faccio il doppiatore. E a quel punto non è un male non commentare, o meglio, non doppiare, perdono il lapsus, più film prestigiosi, come dici tu, ma trovarmi soltanto a fare i cartoni. È comunque una cosa interessante. S-Caparco mi chiede: è stato difficile prendere l'esame teorico della patente? Vabbè, sì, grazie per l'interesse, ma che c'entra? Ultima, ma non ultima, cioè sì, in realtà è l'ultima, però non meno importante delle altre. Bruna ci chiede, o meglio mi chiede, preferiresti realizzarti in amore o nel lavoro? Questa è una domanda interessante, la mia risposta sarà seria, cioè ci proverò, nel senso che comunque io sono un po' un romanticone, ma poi a prescindere penso che sia bello avere degli obiettivi, dei sogni di gloria, fama e tutto quanto, però poi conta anche e soprattutto la persona, prima dell'eventuale personaggio, e quindi realizzarmi in amore sarebbe sicuramente fondamentale per farmi sentire appagato con la vita, perché poi insomma gli obiettivi sono comunque importanti da raggiungere a prescindere, no? Anche perché poi non riuscire a realizzarmi nel mondo del lavoro non significa che le cose non stiano andando bene o che non ci possano essere dei margini di miglioramento. Semplicemente non ti senti, la faccio un po' mia, realizzato, ok? E ci sta, perché sei spronato a dare sempre di più. Never give up, non ci arrendiamo, non ci sentiamo appagati. Credo che invece per quanto riguarda la vita privata questo sia comunque molto importante. Detto questo, ragazzuoli, con le domande abbiamo finito, o meglio con le vostre, perché adesso, prima di chiudere, voglio fare un giochino con voi, voglio farvi un piccolo sondaggio, ma non rispondete qui, andate a rispondere su Instagram perché è lì che vi farò il sondaggio, e quindi vamos! Ragazzuoli, allora, io ho risposto alle vostre domande, quindi adesso tocca a voi. Preferireste una vita senza Instagram o senza WhatsApp? È una domanda un po' del cazzo, effettivamente, però fatemi sapere qui sotto nel sondaggio. Effettivamente non è che mi sia venuta proprio una domanda clamorosa, ma va bene, accontentatevi, volate su Instagram e votate, cosa importante, non prima però di aver lasciato un bel mi piace a questo video, sempre che vi sia piaciuto, io lo spero. Naturalmente, detto questo, fatemi ovviamente sapere se volete che continui anche questa tipologia, lo farò a prescindere, però voi, insomma, il vostro parere è importante. In settimana uscirà un video che sono sicuro che vi piacerà perché riguarda la carriera, ma sarà una cosa molto divertente, che su Instagram poi, insomma, vi svelerò. Detto questo, vi lascio, iscrivetevi se siete nuovi, se siete qui per caso, se volete vi potete anche abbonare, vi ricordo anche che c'è questa funzione extra per contenuti aggiuntivi, il mio tempo è finito, vi saluto, un bacione, never give up e bella regà!